Voglio commentare con voi quello che sta succedendo dopo le espulsioni di due senatori il 31 dicembre dal gruppo del Senato del Movimento 5 Stelle. È successo che ovviamente la maggioranza di governo al Senato è scesa fino ad arrivare a un vantaggio di soli 4 voti rispetto alle opposizioni. Non è ancora un livello, come dire, pericoloso per la tenuta del governo, ma è un livello di guardia. Perché è chiaro che in un momento di tensione potrebbe mancare qualche voto e potrebbe mettere a rischio la tenuta del governo. Se vi ricordate, a maggio, quando si stava costituendo il governo, Di Maio aveva esplicitamente escluso categoricamente Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni anche dal tavolo delle trattative, dicendo: io tratto solo con Salvini. La Meloni, peraltro, aveva scelto di restare all'opposizione anche per non rompere definitivamente l'alleanza di centrodestra. Adesso le cose stanno un po' cambiando perché il Movimento 5 Stelle potrebbe essere responsabile della tenuta del governo e quindi manda messaggi d'amore nei confronti di Fratelli d'Italia dicendo, per esempio, il capogruppo al Senato, con una formula molto politichese: beh, se gli altri partiti dovessero apprezzare l'azione di governo, i loro voti saranno benvenuti, come a dire, le porte sono aperte se volete entrare nella maggioranza. E da Fratelli d'Italia c'è stato un rifiuto netto, perché anche se non era stato esplicitato, è a loro che era rivolto questo invito, ma appunto hanno deciso di rispondere con un secco no. C'è da dire che anche Salvini, però, sono mesi che insiste con Giorgia Meloni perché faccia il passo di entrare nella maggioranza di governo. Probabilmente succederà quando fra qualche mese potrebbe davvero esserci una crisi, perché ci sono altri parlamentari del Movimento 5 Stelle, altri senatori o sotto osservazione da parte dei propri viri o comunque in predicato di uscire dal gruppo e mettere seriamente a rischio la tenuta della maggioranza al Senato. A quel punto si apriranno le vere trattative, che iniziano sempre con questo genere di rifiuti, ma poi, quando si tratta di arrivare al dunque, è possibile che ci siano degli ulteriori sviluppi, anche perché vi ricordo che ci sono 600 parlamentari che aspettano il settembre del 2022 per maturare il diritto alla pensione, e al febbraio del 2022 si vota per il Presidente della Repubblica. Quindi Salvini e Di Maio, ma anche Fratelli d'Italia, difficilmente rinunceranno a eleggere il prossimo Presidente, il prossimo Capo dello Stato, e il Parlamento in generale difficilmente farà terminare anzitempo questa legislatura. Io vi ricordo il mio libro Supernova, l'ho scritto insieme a Nicola Biondo. Siamo stati nelle stanze del potere del Movimento 5 Stelle. Io lavoravo in Casaleggio Associati, lui al gruppo parlamentare alla Camera, e vi raccontiamo un po' quello che abbiamo visto dall'inizio di questa storia, dal 2006-2007 fino alla fine del 2017, tutto quello che abbiamo scoperto, che abbiamo visto e che abbiamo vissuto. Vi ricordo i miei canali social. Il mio nome utente è Marco Canestrari su YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. Mi trovate con questo nome utente su tutti questi social network. Ho il mio sito marcocanestrari.it, da lì potete iscrivervi alla newsletter settimanale, vi invio un riassunto di quello che leggo, di quello che scrivo. E infine il mio podcast lo trovate su tutte le piattaforme, compreso Spotify. Noi ci vediamo più o meno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e il fine settimana, appunto, vi arriverà via mail un riassunto dei giorni precedenti.